In principio c'erano ristrutturazioni. Salve gente, sono Mandricube. Ho finito i canali d'acqua e già che c'ero ho messo un tetto a questo posto. Ditemi cosa ne pensate dell'ambiente. Come vi ho detto, ho messo degli item frame. In questo modo, se il villager diventa perfetto, ovvero con tutti i commerci sbloccati, potrò segnarlo in qualche modo con l'item frame. Ho messo questo tetto curvo che francamente mi piace, questa arcata. Se avete consigli, se volete che lo modifico, ditemelo ancora. Mancano ancora i canali. Però andiamo con ordine. Ho detto che ci sono ristrutturazioni. Questo perché abbiamo il nospizio, in cui i villager finiscono quando hanno adempiuto il loro compito. Il centro commerciale, dove commerciano e lavorano. Ma dobbiamo modificare il posto dove nascono e quindi torniamo al bordello e lo modifichiamo con la nuova versione, quella del tutorial che avevo fatto qualche episodio fa. Zombie nelle vicinanze. Allora, per prima cosa tenterò di entrare senza farli uscire tutti. Credo che sia una missione molto impossible. Questo per... Ok, il motivo di ciò è che dobbiamo modificare questo pezzo in quanto i vill non staranno più sopra, bensì sotto. Abbiamo già qualche commercio interessante. Quello dà dei pezzi d'armatura in diamante. Quello vuole oro, che è importante. Questo mi dà le spade. Ci sono un bel po' di fabbri, se devo essere sincero. Questo carne. Posto d'esperienza. Non sei più in quel server, Mandricube. Non ti agitare per cose del genere. Ti odio a morte. Ma quasi quasi ti tengo lo stesso. Almeno sei uno che sono sicuro che non ce l'avrà per primo. Ok. Ora dobbiamo fare un fosso qui e mandarci un villager. Ok. Ok. Qui, come ho detto, cambiamo quasi completamente. Villager, villager. Allora, blocco, blocco. Il villager sta qui. Ok. Quello è il tubo dove attualmente gli zombie villager curati dovrebbero passare. In pratica lo cambierò. Qui non mi arriva l'effetto del beacon, uffa. Ok. Ci mandiamo un villager dentro. No, tu dai carta, sei bravo. Uno idiota proprio che mi faccia schifo. Tu cosa fai? Carne. Pozioni. Anzi, sì. Tu, se riesco, mando te. Tu. Perfetto. Ce ne deve essere uno solo. Anzi, va, mi sento particolarmente buono oggi. Non avrei dovuto. Oh, signore. Oh, mi sento particolarmente buono. Uccido a fiammate un tizio. Tizio. Ok. Ok. E adesso faccio un tetto sopra la testa di questi qua. Subito sopra la testa. In qualche modo usciremo. Senza far uscire loro. La nostra missione sarà principalmente quella, credo. Ok. Perfetto. Se avete visto quello del tutorial, saprete già più o meno cosa sto facendo. Ok. Perfetto. Questo sarà il nuovo tetto da cui manderemo via i villager. Non in questo momento, perché comunque non possiamo ancora farlo. Ok. Oh, spacchiamo tutto. Qui c'è la fiancata di una montagna, se non sbaglio. Ok. Qui c'è ancora il villager. Perché se n'era andato? Qualcuno di voi si ricorda come era sparito?
Boh. Un po' mi spiace. Amen. No, vabbè, a parte. Cavolate a parte. Tolgo questi steccati che avevo messo per proteggere le porte. Avanti. Oh, mi devo portare un'ascia. Tanto efficienza non funziona più perché l'attrezzo che. Prima era che efficienza funzionava perfettamente su tutti gli oggetti che l'ogget per cui l'oggetto è fatto. Quindi il piccone spaccava tutte le pietre. E anche quelli che puoi spaccare con quell'oggetto e ti danno drop comunque. Quindi il legno, che anche spaccandolo con un piccone dava il legno, efficienza 5 andava da Dio. Non è più così purtroppo, quindi è un filino più veloce, ma niente di eccezionale. Mi spiace solo che il raggio del beacon non arrivi fin qua. Pensavo di sì. Siamo a più di 50 blocchi, perché dovrebbe avere il raggio di 50 blocchi in ogni direzione dal raggio. È per questo che li ho messi giù nella grotta, perché in questo modo mi fa tutto, dalla bedrock fino in cima. Anche voi, se volete fare un beacon, vi consiglio di partire praticamente dalla bedrock. Questo ovviamente se siete in single player. In multiplayer, diciamoci la verità, se siete in un server PvP è completamente inutile, in quanto il beacon vi potenzierà, ma potenzierà anche i vostri nemici. E cos'altro? Ah sì, è un raggio che si vede da una distanza pressoché infinita. Cioè, se il vostro avversario ha la visuale, vedrà il vostro beacon. E a questo punto mi potrete anche. E a questo punto qualcuno di voi sicuramente gli verrebbe da dire: vabbè, faccio un tetto sopra il raggio così il raggio non va via. No, perché se il raggio è bloccato da un blocco non funziona proprio il beacon, non dà neanche l'effetto. Quindi se siete in un server PvP non fate i beacon. Utilizzate solo i wither per distruggere le basi nemiche. Sono ottimi. Soprattutto il colpo di noia. Vi consiglio di usare il colpo di noia, quello che spacca tutto. Il colpo di noia è quello che. Come lo posso definire in maniera umana, che capiate? Perché ogni tanto invento i nomi di ste troiate. E neanch'io so bene definirle. Ah, i teschi blu, giusto, il nome comune è teschi blu. Quando mira qualcosa spara i teschi neri, che sono bombe. Praticamente vi lancia dei creeper addosso. Ma quando non ha nemici, spara random i teschi blu. I teschi blu sono diversi perché ignorano la resistenza del blocco che colpiscono. C'è un. No. Blocco sopra la tua testa. Ok. Perfetto. Ho abbassato il bordello. Ho comunque una visuale dell'interno, giusto? Vieni a me, blocchetto. Anche tu. Fail. Come salgo? Ah, giusto. Questo pezzetto che dalla natura selvatica porta la mia strada. Più carino secondo me, più basso. Poi dite voi cosa ne pensate. Stavo per cadere di nuovo. Ok. Adesso devo mettere l'acqua. Fail. Ok, così dovrebbe andare. E un'acqua l'ho messa. Ne restano tre. Dobbiamo mandare i villager bene al centro. Vero zombie che continua a urlarmi nelle orecchie. Ok, andiamo su e facciamoci la strada. L'acqua l'ho lasciata? Sì, perfetto. Non avete idea di quante secchiate avanti e indietro ho dovuto fare qui. Anche perché ho fatto 40 secchi, ma sono tutti nei dispenser ormai. Tanto il ferro ce l'ho. Ho 6 stack di cubi, mi pare, per adesso. E una ventina di cubi da parte. Io ripeto, se mai volete. Se decidete di fare una farm sola nel vostro mondo. Qui c'è il vetro. Merda. Ok. Mai più fare cazzata del genere. Ok. E così finiscono. Aia.
Qui decisamente dovrò fare anche un supporto per non cadere sempre. A parte che non. Adesso ci faccio i lavori, ma poi non ci andrò più perché il bordello è una struttura autonoma, non ha neanche bisogno di. Come si chiama? Oh, via! Di controlli ogni tanto per vedere se funge ancora. Mi butto. Boh. Qui. Angolino. Perfetto. E ora il punto più difficile, in quanto sono sicuro che tutti quanti si sono ammassati nell'ultimo angolo per forza l'acqua li spinge lì. Uffa. E quindi, quando tenterò di mettere l'acqua, commercerò per errore con loro. Wow! In qualche modo lo devo fare. Ok. Vediamo un po'. Qui metto blocco e ci cammino sopra. Sì, l'unica a fare così. Ah, sto commerciando. Continuo a commerciare. L'ho messo giusto. Sì. Perfetto, ora tutti i nostri villager, una ventina circa, sono ammassati in mezzo senza alcuna luce né nulla. Ma sì, dai, mi sento. No, anzi, non mi sento buono, perché comunque ci andranno poi delle altre cose dentro. I nostri villager ora sono tutti ammassati qui. Qui sotto, da qualche parte, dovrebbe esserci il villager che serve a farli riprodurre tutti. Ciao! Ok. Ora me lo segno qui. E qua ci vanno le nostre sei porte. Allora, esattamente qui sotto, a livello del villager. Adesso però non ce le piazzo ancora, perché altrimenti i villager comincerebbero a riprodursi immediatamente, cosa che non voglio, dato che non ci sono ancora i canali di collegamento. Ok. Voglio che sia tutto ben sigillato. Ok. Perfetto. In questo modo. Ok, perfetto. Ora che dopo, fra un po', metterò le porte e murerò davanti. La funzione è la stessa identica del bordello originale, ovvero le porte vedono solo il villager in basso. Prima era solo quello in alto, adesso è solo quello in basso. Ho cambiato poco alla fine, dai. E quindi chiedo a tutti i villager nelle vicinanze, inclusi quelli lì dentro, di fare altri piccoli. Il problema è che non li conterà mai, quindi essendo sei porte, vogliono due villager, però anche se ce ne fossero 46 milioni lì sopra, ne vedrà uno solo, ovvero quello sotto, e continuerà a riprodurli. Poi dobbiamo fare il tubo che li porti dal bordello fino in cima. E un altro tubo che mandi gli scarti, ovvero quelli ormai vecchi e quelli che trovano tutti i negozi già comprati. Io non posso creare posti di lavoro infiniti per tutti, non sono così potente. E a quel punto direi che sarà abbastanza completo. Ci vogliono le sei porte, il tubo che li porti di qua. Ah, non metto ancora, credo che lo farò come tu nella prossima puntata, il tubo che da qui porta i villager, da qui a lì. Per adesso, visto che c'è ancora un po' di tempo, e quindi credo che mi occuperò dell'altro tubo, quello che invece porterà i nostri adorati villager qua.
come stanno? L'infermeria. Perfetto. Allora, innanzitutto collego i due tubi qua. C'è ancora un modo per me di arrivarci? Così. Allora, il tubo in alto. Fail. Ok. Facciamo finta che non ho fatto nulla, d'accordo? Ok. Il tubo qua in alto. È per quelli scartati, ovvero quei villager che ormai non fanno più i commerci che voglio e quindi li mando via. Il meccanismo, vi ripeto, è molto semplice. Anzi, ve lo faccio vedere col primo. No, non ci sono più video uscita, quindi non uscirei. Il dispenser spara acqua. Il villager può quindi nuotarci. Lì sopra c'è dell'altra acqua e lì il canale che lo manda avanti. Semplicissimo. E il canale fa tutto il giro e sbuca di qua. Quest'altro invece è per i villager che fanno tutto il giro, provano a entrare in tutti gli shop, ma li trovano tutti chiusi. Quindi io direi che possiamo cominciare a fare in questa maniera. Ok. Lì sopra come escono i vil... Creeperozzo. Scusate, ma non voglio che entri a far parte dello spettacolo. Morto? Ok. Secondo di sicurezza non si sa mai. Cartelli per bloccare l'acqua là. Vediamo un po', me ne serve uno qui. No. Sopra, perfetto. Però facciamolo con legno della giungla a questo punto. Almeno la colonnina per farlo scendere. Allora, legno della giungla. Ho solo più questo. Vi giuro, sto usando una quantità di legno immensa. Niente, ho solo più questo. Al massimo farò poi una pausetta per andare a scavare un po' di legno. Scavare un po' di legno, ma come cavolo parlo? Per andare a farmare un pochettino di legno. Non credo sia la parola giusta, ma è sicuramente migliore. Ok, via The Claw. Ok, così il villager viene spinto qua, in questo punto. Ok, e cade. Semplicemente cade. Arriva qui, dove serve del legno chiaro e del legno scuro. Scusate, ma voglio metterci un filino di bellezza, se no avrei un agglomerato schifido. Già so che non vi piace. Sono sicuro che non vi piace come cavolo è venuto l'interno qua. A me, francamente, un po' piace. Se avete consigli, li accetto molto volentieri. Ripeto, lo stile delle costruzioni non è il mio forte. Oh, niente da fare. I creeper insistono per far parte della puntata. Perfetto. Che devo fare? Ah sì. Perfetto. Qui ci metto un corso d'acqua. Non adesso perché allago tutto. Così. In questo modo il villager va avanti e spinto dall'acqua cade qua. Non metto neanche un pavimento, non avrebbe senso mettercelo. Ok. Qui avevo fatto sta colonnina così. Vi giuro, non avessi Feather Falling, il beacon con protezione, morirei 50.000 volte solo a costruire qua. Uffa. Saliamo. Qua metto questo tetto. Lì come avevo fatto? Ah, lì non credo di aver fatto nulla. Metto l'acqua che spinge. Direi che potrei semplicemente fare un tubo che li fa arrivare qui sopra. Siamo qui sopra, perfetto.
Poi decorerò la torre, penso, in modo che venga carina. Ok. Ecco. 8 blocchi di strada li abbiamo fatti, spero. Signori, c'è qualcosa che si chiama perfezione a volte ed è questa. Ovvero quando vuoi fare 8 blocchi e vengono 8 blocchi giusti. Blocco così. Questo in teoria è lo scarico delle fogne. Direi che possiamo anche farlo così. Ok, i nostri villager arrivano. Ormai vecchi e stanchi, per aver tanto lavorato in un luogo libero e pacifico che sono i miei negozietti. E ripeto, sì, sono miei, perché comunque li ho costruiti io, li gestisco io e i villager lavorano esclusivamente per me. Guai a chi osa dire il contrario. Ho ancora un cartello? No. Amen. Allora. Quindi adesso i villager arrivano qua. Direi che possiamo fare il tubo che va su. Ci mettiamo un po' di torce per non far spawnare qualunque cosa umana, divina, canina, bovina. Perfetto. Vado a prendere quel cartello. Ce l'ho messo il cartello o no? Perché in pratica qua metto una fonte d'acqua che li spinge avanti, ma non voglio che cadano qui. Tanto lì c'è il cartello dell'infermeria. Quindi non posso. L'acqua non ci finisce dentro per forza. Spero. Ok. Usiamo questo legno che credo sia quello che ne ho di più. Quello di birch. Prima o poi scoprirò se pioppo betulla. E farò di tutto per dimenticarmene. Ok, allora, ripetiamo. Qui c'è la fonte d'acqua che spinge, arriva sopra il cartello dell'infermeria, ma qui si blocca. Perfetto. Ok, ora vado a prendere invece il secchio d'acqua. Cartelli non mi servono più. Siamo quasi alla fine, signori. Credo nella prossima puntata faccio quel collegamento e poi dovrebbe essere finalmente attivo. Questo non ci andava lì. Ok. Vediamo se funge. Perfetto, il villager cade lì. E felice può godersi la sua pensione. Perché è felice, giusto? È un luogo felice, vero? Chi osa dire il contrario fra di voi? Ok. Diciamo che posso cominciare a fare questo tubo che va su, coperto dall'acqua. Non si fanno danno, state tranquilli. Hanno modificato che i mob, anche se cadono nell'acqua alta un ottavo, cioè l'ultima. Sono arrivato? Sì, praticamente sì. Non si fanno neanche mezzo cuore di danno. I villager sono mob, quindi in teoria dovrebbero seguire lo stesso criterio. Ok, e chiudo qua. Fatemi dare un'occhiata. Aia. Oh, sti stivali li sto stuprando, ormai ce li ho da un casino. Sì, dovrò fare tipo arcata per decorare lì. Così è un po' troppo grezzo, diciamo che il tubo dentro è perfetto, quindi dubito che lo modificherò, però è decisamente un po' grezzo. Detto questo, fatemi un attimo controllare. Sì, direi che siamo a posto. Nella prossima completiamo finalmente la farm di diamanti. Penso che l'unica cosa da fare sia ormai fare il tubo che collega questo bordello qui a quell'affare.
Ah, se avete idee per la facciata, se non vi piace in questo modo, se volete che la modifico, nessun problema. Credo che farò il gemello di questo da questa parte. Li faccio salire in questo punto. Cose da aggiungere? Allora, il bordello lo devo attivare, ma questo per ultima cosa, il bordello attivo è l'ultima cosa che faccio. Devo modificare il tubo, questo. Ciao. Che in questo momento non porta da nessuna parte perché l'ho murato. Cosa ci fai tu qui? T'ho visto, è inutile che scappi. Oh, è vero. Poi in questa zona non ci potrò più venire nella 1.6. Non so se avete già sentito il video. Il suono dei villager. Porca vacca. Ok. Beh, direi che posso concludere qui. Come al solito, vi chiedo per favore di commentare questo video, per darmi consigli, per dirmi dove devo migliorare, per dirmi dove devo, cavolo, tacere e stare zitto. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi e se volete consigliate il canale ai vostri amici. Detto questo, io, l'infermiere Pistacchio, la capo infermiere Pistacchio e la sua assistente, vi salutiamo e vi invitiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!